Yannick Sinner. La drammatica notizia di poco fa sconvolge tutti. Purtroppo è. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Dopo una notte di poche ore di sonno, Yannick Sinner ha espresso la sua emozione riguardo alla storica vittoria agli Australian Open del 28 gennaio. La sua prima vittoria in uno slam è giunta in una partita avvincente contro il russo Daniil Medvedev, conquistata in rimonta al quinto set. Il giovane tennista da Sesto Pusteria ha condiviso la gioia della vittoria con la sua squadra, sottolineando l'importanza di questo risultato. Il piccolo paese di Sesto Pusteria, situato sulle montagne del Trentino Alto Adige, si è fermato per seguire la finale degli Australian Open. Tuttavia, la celebrazione è stata temperata dalla tragedia che ha colpito la comunità. Gli abitanti di Sesto Pusteria hanno assistito alla partita con ansia, sostenendo Sinner fino all'ultima palla. Nonostante l'entusiasmo, non c'è stata alcuna festa in paese. Yannick Sinner è cresciuto proprio qui, e i genitori gestiscono ancora la casa vacanze di famiglia, la House Sinner. La mancanza di festeggiamenti è dovuta al lutto che ha colpito la comunità lunedì scorso, quando una madre e i suoi due figli sono stati coinvolti in un tragico incidente stradale. Monica Stauder, 47 anni, e i suoi figli Matteus, 7 anni, e Cassian, 10, sono deceduti in un violento incidente nella regione orientale del Tirolo il 22 gennaio. La comunità è unita nel lutto per questa tragedia, rendendo amara la vittoria di Sinner, che ha voluto esprimere le sue condoglianze alla famiglia colpita dalla terribile perdita. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.